Allora, signori, questo è l'unboxing di una scultura in vetro plasmata con laser. Ora ve la faccio vedere meglio. Praticamente è come se stesse vedendo un drago intrappolato in un blocco di vetro. Come era per Cristal il Cigno, non so se ci avete presente, no? E quello era proprio il cigno messo dentro a cristallo. E chi ce l'aveva fatto, Camus? Se si riesce a vedere il secondario, vabbè, proprio i segni, pure i segni cinesi, fatto bello proprio con laser. Si riesce a farlo senza fare. Comunque qui ci dovrebbe essere scritto drago, cioè riesco a riconoscere il segno del drago, il secondo segno qua, il secondo kanji, vogliamo dire, Hanzin. Questa qui sopra qua dovrebbe essere la sfera del drago. No, questa si è fatta fare mia sorella perché lei è dell'anno del drago, mentre io sono dell'anno del serpente. Bella, eh? Stiamo sotto. Io già avevo visto fatte altre sculture nel vetro, fatte con il laser, però come l'abbiano fatto non lo so perché non ero lì presente. Questo è il mio secondario. Caruccio. Non penso che costi tanto comunque. Questo più che un vetro sembrerebbe un prisma fatto col vetro. Da di sopra. Come se a qualcuno gli interessa, lo faccio rivedere.
Bello, eh? Questa non è una cosa essenziale nella vita, però come scultura, cioè questo è il bello proprio, vedete? Per alcuni potrebbe essere uno spreco di soldi, soprattutto per un risparmiatore pur chiuso come me. Ma questo è qualcosa di bello. Riesco a vedere persino il riflesso su questa parete qua. Uno si sarebbe potuto far fare pure una fotografia di se stesso, perché una volta per televisione vidi uno che si era fatto fare una foto ricordo che poi fu fatta in 3D. Oh, simpatica. Mettiti un bel like. Tanti saluti. Buon Omar.